Gino Giardina, man of the match, oggi una partita difficile, già dalla panchina incitavi i compagni, li stimolavi, poi sei entrato, hai dato un'ulteriore scossa e poi quel gol direttamente sul calcio d'angolo. Vogliamo ripartire da questo gol, è un gol cercato ovviamente, insomma, ma l'entrata in campo tua è stata una scossa per i tuoi compagni. Partiamo da una premessa. Partiamo dal gol. Il gol l'ho calciato forte perché comunque c'era il vento che spingeva verso la porta avversaria e sono stato un po' fortunato. Inerente al gol, volevo fare una dedica, se mi permettete. La voglio dedicare questo gol a Salvatore Stabile, un amico nostro di Marsala che è venuto a mancare ad agosto, che per noi era un padre, un fratello maggiore, quindi mi sento di dedicare questo gol a lui. Parlando della partita, sapevamo sin da martedì che era una partita molto molto complicata. Affrontavamo un avversario molto compatto che si difende bene, che lascia pochi spazi tra le linee, che lascia libertà di gioco e ti aspetta molto. Quando incontri queste squadre comunque non è facile sfondare e fare gol. Mi collego al discorso del mister dicendo che era una partita che si sbloccava su palla inattiva. Prima o poi abbiamo avuto l'occasione sul calcio d'angolo con Ortis, ma diciamo un po' poca roba da entrambe le squadre. Poi diciamo nel secondo tempo abbiamo iniziato a spingere un po' di più e la fortuna ci ha premiato il nostro impegno con il mio gol. Ripartiamo diciamo dall'ultimo quarto d'ora per affrontare le prossime due trasferte che sono abbastanza importanti prima che venga la Nice. La prestazione è completamente diversa anche come approccio in confronto alle prime due partite di campionato, lo Sciacca e il Favara. Sapevamo di incontrare una squadra giovane ma ostica nello stesso tempo, dove lo zero in classifica in realtà non era da guardare. Assolutamente sono d'accordo con te, non è una squadra che merita lo zero in classifica perché hanno dimostrato che comunque hanno un buon gioco, delle buone individualità. Noi purtroppo in questi casi picchiamo sempre dal punto di vista mentale. Quando vai a giocare contro Favara, contro Nissa, contro Sciacca, sono partite che magari mentalmente non hai bisogno di prepararle così tanto. Perché si preparano da sole. Queste partite che magari hai bisogno un po' più di abnegazione, un po' più di impegno, un po' più di concentrazione, lasci qualcosa al caso e rischi di fare brutta figura come magari oggi abbiamo rischiato. Questa è la disamina della partita. Vi aspettavate un Geraci così, diciamo, autonomo, anche padrone per qualche frangente della partita del centrocampo? Perché poi alla fine la partita ambedue le squadre si è svolta a centrocampo, una partita molto tattica dove ci sono stati pochi tiri insidiosi nelle due porte. Sapevamo di affrontare un Geraci molto fisico e molto combattente. Abbiamo visto delle immagini, poche, anche perché conosciamo pochi dei ragazzi che giocano nel Geraci, la maggior parte stranieri, quindi poche informazioni, quindi abbiamo avuto poco modo di preparare la gara come volevamo. Abbiamo riscontrato comunque durante la partita che il Geraci è stata veramente una buona squadra e darà del filo da torcere a tutti. Questa è una squadra che comunque non merita veramente lo zero in classifica. Per le prossime partite cosa pensate di cambiare come approccio in confronto all'ultima questa casalinga con il Geraci? Sappiamo che adesso ci saranno 20 giorni importanti per capire l'Unione Sportiva Mazara 46 che ruolo dovrebbe avere in questo campionato. Sicuramente abbiamo fatto un approccio al campionato importante rispetto a quello che si poteva dire in giro. Avevamo due partite importanti, le prime due, e abbiamo fatto veramente bene. Adesso pensiamo soltanto all'Accademia Trapani, che comunque domenica scorsa ha vinto, non so il risultato di oggi. Sappiamo anche gli altri avversari che andiamo ad affrontare, ma pensiamo soltanto a quella di domenica prossima. Il Mazara 46 ha costruito comunque una buona squadra per cercare di rimanere lì su finché la fortuna, l'impegno e la voglia ce lo permettono.